Di un cammino che si valorizza non per la scoperta che avremmo potuto fare, ma per il metodo con il quale abbiamo ricercato, un metodo che abbiamo seguito in modo puntuale, sistematico e ci auguriamo anche critico. La domanda era: chi dice la gente che io sia? E abbiamo scelto, se lui decide non so, per favore, avevamo scelto di partire dal brano secondo l'Evangelista Marco, capitolo ottavo. Ricordiamoci che Marco è in 16 capitoli e l'ottavo proprio al centro, e al centro c'è la confessione provocata da due domande di Gesù: chi dice la gente che io sia? E poi, e voi chi dite che io sia? E infatti proprio ci siamo posti questo interrogativo legato al fatto che Gesù per via, questa via è simbolica perché indica il cammino dei discepoli alla giusta conoscenza di Gesù, che appunto trova il suo momento cruciale nell'interrogativo di Gesù: chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Abbiamo cercato le possibili risposte a questi due interrogativi in una fonte inusuale rispetto alla classica ricerca che caratterizza la tentativa di rispondere a questa domanda, perché abbiamo scelto come luogo privilegiato la letteratura. Perché la letteratura? Perché la letteratura ci ricorda il Concilio Vaticano II nella Costituzione Dogmatica, Laudato et Spes. Gallo Spesso 1,62, a modo loro anche la letteratura e le arti, sarebbe stato bello pure seguire il filone degli artisti, ma richiedeva altre competenze, altri tempi, sono di grande importanza per la vita della Chiesa. Perché? Perché esse cercano di esprimere, naturalmente secondo il loro genere particolare, la natura dell'uomo, i suoi problemi, di conoscere e perfezionare l'uomo e il mondo, di illustrare le sue miserie, le sue gioie, i suoi bisogni e le sue capacità, al fine di migliorare la conoscenza dell'uomo di se stesso e anche della sua relazione con il mondo. Infatti così possono innalzare la vita umana, che esprimono in molteplici forme secondo i tempi e i luoghi. La letteratura per noi si è concretizzata in alcuni autori che hanno un volto, una storia personale, a volte allegra, tormentata, serena, realizzata, inquieta, tutto quello che vuol dire l'esistere. E sono questi volti di uomini che ormai in parte conosciamo, sono stati compagni inquieti e inquietanti anche della nostra quotidianità. Di questi uomini abbiamo letto un solo libro ciascuno, non potevamo fare di più, però uno dietro l'altro sono libri che hanno creato una piccola biblioteca che ci portiamo dentro. Questi libri sono simboleggiati nelle rispettive copertine. Noi sappiamo che ogni libro è un piccolo scrigno che per essere aperto ha bisogno di un'adeguata chiave di lettura, e questa chiave di lettura ce l'hanno offerta due coppie di personaggi che in qualche modo sono le figure emblematiche del nostro secolo e forse di ogni epoca: da Abramo e Ulisse, da Pirandello a Benedetto XVI. Abramo e Ulisse accomunati dall'esperienza del viaggio. Abbiamo visto come si tratta di due viaggi molto diversi, non soltanto nelle modalità del viaggiare, ma anche nelle motivazioni dell'iniziare il viaggio. Infatti Abramo obbedisce a un comando esterno dall'alto che gli dice: vattene dal tuo paese verso il paese che io ti indicherò. Mentre invece Ulisse
non ha bisogno di un comando esterno alla inquietudine che alberga nel suo cuore, perché appunto è uomo e non animale, non un bruto, non una bestia, e quindi risponde a un comando interiore. L'uno, Abramo, segue un principio di autorità, vai. Ulisse ha un principio di ragione, voglio andare, voglio superare e superarmi. Tra i due modelli di viaggio abbiamo scelto Ulisse perché accomuna credenti e non credenti, quindi supera qualsiasi barriera ideologica, teologica, spirituale, religiosa. Siamo uomini e quindi tutti pellegrini sul modello appunto di Ulisse. Questa è un'onestà intellettuale che è fin dall'inizio con chi vogliamo camminare e come vogliamo camminare. L'altra chiave di lettura ci è offerta dall'altra coppia, Pirandello e Benedetto. Perché ho messo insieme queste due figure? Perché Pirandello ci dice: non ti preoccupare, anche se tu non conoscerai niente di questi autori, dove sono nati, cosa hanno scritto, come sono stati accolti, recitati, interpretati, almeno sai una cosa, che loro moriranno, altri sono, alcuni sono già morti, quasi tutti, ma a noi non interessa lo scrittore, ma l'opera, la creatura che ha partorito frutto della sua inquietudine, del suo ingegno, del suo estro, della sua arte. Questa creatura non muore più. Io sono contemporaneo all'apologia di Socrate, sono contemporaneo ai dialoghi di Buddha, non ho bisogno di un tempo e di uno spazio limitati, perché la creatura non muore più, e per vivere in modo eterno non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Non è che un'opera d'arte è più apprezzata da un critico d'arte rispetto a una persona semplice che rimane stupita, che ha detto Croce l'intuizione libera di fronte a un'opera d'arte che magari non sa quale genere appartiene, come è stata fatta e quando è stata fatta. Ratzinger invece dice: stai attento, perché il personaggio, ricordiamoci la domanda iniziale, chi dite che lo sia, chi dice che lo sia, il personaggio sul quale vogliamo interrogarci è un personaggio particolare, e lui, Ratzinger, su questo personaggio ha scritto, ha speso tutta la sua vita, ma ha scritto un'opera, Gesù di Nazareth, che vediamo oggi, e inizia, lo ascolteremo insieme, dicendo che chi legge di seguito un certo numero di queste ricostruzioni della vita di Gesù, che le abbiamo viste almeno quasi 8, può subito constatare che esse sono molto più fotografie degli autori e dei loro ideali che non una messa a fuoco della sua figura. Parlando si sono proiettati, e noi abbiamo visto più gli autori che l'oggetto del loro indagare. Il nostro calendario che ormai è giunto alla conclusione, è bello ricordarlo non soltanto perché ci ricorda giorni, mesi, magari più freschi e più freddi di questo, ma almeno ci ricorda che abbiamo attraversato questi personaggi, questi libri, e questi nomi non sono più né estranei né esterni, una traccia è rimasta dentro di noi. E siamo giunti all'ultimo incontro, dove il protagonista è Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Questa è la locandina, il nostro metodo che ho fatto fino adesso, ed è autore di un'opera che di fatto si articola in tre volumi. Il primo volume è uscito nel 2007, poi il secondo nel 2011, il terzo nel 2012. Ormai sono riuniti in un unico volume, ma possono essere acquistati separatamente. E anche per questi libri, come per gli altri, o è uno o sono più, danza, ha bisogno di una chiave di di una chiave di lettura. Questa chiave di lettura chi ce la offre? Ce la offre l'esistenza del suo autore, del suo o del loro autore, che appunto è Joseph Ratzinger. Chi è Joseph Ratzinger? È stato contemporaneamente, prima ancora di essere Benedetto XVI, tre cose. È stato prefetto della congregazione per la dottrina e la fede, quindi il santo ufficio di una volta. Poi contemporaneamente è stato anche presidente
della Pontificia Commissione Teologica Internazionale, quindi l'intelligenza del pensiero teologico ufficiale. E terzo, è stato anche presidente della Pontificia Commissione Biblica. In pratica, nella sua persona, erano concentrati la forma più autorevole del dogma, della teologia, della esegesi, cioè della interpretazione autorevole della Bibbia. E questo triplice ruolo, accentrato nella sua persona, non gli è stato perdonato dai biblisti, dai teologi dogmatici e dai teologi di tutte le altre parti del mondo. Lo hanno sempre contestato, ma nessuna critica è stata capace di mettere in crisi la solidità della sua preparazione e la coerenza del suo pensiero, che è continuato anche dopo il suo pontificato. Abbiamo ancora documenti che risentono della impostazione in cantiere del suo pensiero, come aveva già iniziato negli anni '80 a lavorare sotto Giovanni Paolo II, in modo discreto, intelligente, umile, servitore della verità, come lui stesso si è definito in un testo. Dei tre libri noi non possiamo leggere neanche uno, ma almeno cerchiamo di guardarne uno in particolare, il primo volume, che come sottotitolo praticamente ha dal battesimo alla trasfigurazione, questo è il sottotitolo. Ma è interessante il primo volume perché nella premessa abbiamo le linee guida del pensiero di Giovanni di Ratzinger e di questo testo che noi stiamo leggendo. Dice Ratzinger: al libro su Gesù sono giunto dopo un lungo cammino interiore. È bello, ricordate che diceva: l'uomo è come una farfalla che gira sui fiori a prendere il polline, eccetera, eccetera. Quindi l'idea che la conoscenza viene dall'esterno. Qualcuno ha detto: no, l'uomo è come un ragno che produce dall'interno la sua ragnatela. Un altro ha detto: no, l'uomo è un po' come la formica che prende dall'esterno, la farfalla, e un po' come il ragno, è come il lame che prende sì dall'esterno, rielabora l'interno e produce il miele. Il lavoro interiore è questo: prendere dall'esterno, rielaborare l'interno e poi offrire il miele della sapienza, della scienza. Negli anni 30 e 40, quindi gli anni della sua formazione, esisteva una serie di opere entusiasmanti su Gesù, e le elenca, e tra questi autori elencati sono anche degli italiani, pensate a Giovanni Papini, La vita di Gesù. In questi libri, negli anni 30-40, l'immagine di Gesù veniva delineata a partire dai Vangeli. Attraverso l'uomo Gesù diveniva visibile Dio, e a partire da Dio si poteva vedere l'immagine dell'autentico uomo. Vero Dio e vero uomo coincidevano perfettamente. Pensate a un bellissimo libro di un autore tedesco che ha nome e cognome italiano, Romano Guardini, Gesù, il Signore der Herr, che proprio era su questa linea di perfetta coincidenza tra l'umanità e la divinità. Però poi il Papa continua: dagli anni 50 la situazione cambiò. Perché cambiò? Che cosa avvenne? Avvenne questo, appena la conclusione. Allora, l'immagine di Gesù Cristo scompare, abbiamo la contrapposizione Gesù della storia, Cristo della fede, che si separano. Quindi la figura storica di Gesù, oggetto di particolare indagine, viene studiata a prescindere dalla sua divinità, e le due sfere si separano definitivamente. Sembra qua il mito di Platone della sfera che si separa. E infatti continua il Papa:
con Dio e il Papa. Dagli anni 50 la situazione cambiò, lo strappo tra il Gesù storico e il Cristo della fede divenne sempre più ampio, l'uno si allontanò dall'altro a vista d'occhio e nascono i libri che hanno come scopo la ricostruzione storica di Gesù prescindendo qualsiasi elemento divino, spogliando la sua divinità. Il libro più famoso è di Rudolf Bultmann, Gesù, così il titolo, proprio della, in italiano, della Quelliniana. È il manifesto della demitologizzazione, togliere il mito per arrivare a Gesù storico. Togli questo, togli quello, non rimane niente, come un carciofo. Dietro i progressi della ricerca storico-critica, appunto questa indagine, la figura di Gesù divenne sempre più nebulosa, prese contorni sempre meno definiti. È il processo inverso dell'opera che nei Vangeli troviamo proprio nel Vangelo di Marco, quando Gesù, prima della confessione di Pietro, guarisce un cieco. Interviene per una volta, dice: cosa avete? Ma ci vedo come degli alberi che si muovono. Poi interviene con Gesù e finalmente vede, cioè mette progressivamente a fuoco la figura di Gesù. Qual è la contraria? Dalla messa a fuoco si va verso l'immagine più sfogata, più nebulosa, fino a essere indistinta. Le ricostruzioni di Gesù dietro le tradizioni degli evangelisti e le loro fonti diventano sempre più contrastanti e questo diventa una situazione drammatica per la fede, perché è cresciuta la diffidenza nei confronti dell'immagine di Gesù, la figura stessa di Gesù si è allontanata sempre più da noi. Come risultato comune di questi, di tutti questi tentativi, è rimasta l'impressione che sappiamo ben poco di certo su Gesù e che solo in seguito la fede nella sua divinità abbia plasmato la sua immagine. Quindi il personaggio storico è stato fagocitato dalla fede dogmatica che la Chiesa successivamente ha formulato rivestendo la figura storica di Gesù. Ma la cosa grave, dice il Papa, che è la... questa impressione di distinzione, di strappo, è penetrata profondamente nella coscienza comune della cristianità, non risparmiando i cristiani. E quando uscì il libro Il Codice da Vinci, allora siccome io allora insegnavo la fede e belle arti e l'ho comprato subito, l'ho letto, perché dico sicuramente gli allievi chiederanno conto di questo libro, ma che ignoranti come capre, direbbe scambi, nessuno mai ha visto parlare di questo libro, nessuno mai mi ha chiesto niente. Però perché fece successo questo libro? Che lui si leggeva su questo, questo contrasto tra il Gesù della storia e il Cristo della fede, che era stato un'invenzione dei concili, addirittura concili manipolati da Costantino in poi, dai vari imperatori. Ora, Ratzinger in questo libro dice: questa è la situazione drammatica, dobbiamo porre un rimedio a questa situazione drammatica. Qual è l'antidoto a questa situazione? Dice che è una buona, corretta, sana esegesi cattolica. Esegesi vuol dire tirare fuori dai testi biblici ciò che essi contengono, nel modo più critico, metodico, sistematico. E ora vediamo qual è la strada che propone questo Papa. E la metodologia che propone come processo di interpretazione è legittimo anche per non credente, per vedere la coerenza del metodo proposto. Il punto di appoggio su cui si basa questo mio libro è considerare Gesù a partire dalla sua comunione con il Padre, perché questo è il vero centro della sua personalità. Senza questa comunione non si può capire niente
e partendo da essa egli si fa presente a noi anche oggi. Lui ha come postulato fondamentale questa affermazione, questa autoproclamazione di Gesù. Gli orientamenti metodologici che mi hanno guidato alla elaborazione di questo libro sono i seguenti. Primo, il metodo storico-critico, lo stesso metodo per dividere e contrapporre Gesù della storia con Gesù, col Cristo della fede. Lo stesso metodo utilizza il Papa, vediamo però con quale effetto, con quale atteggiamento critico. Il Papa, vi ricordate, era presidente sia della Pontificia Commissione Biblica come anche della Pontificia, oltre quella internazionale, e ha prodotto la Commissione Biblica due libri, che sono due libretti, che sono importanti e che è un peccato mortale che i cristiani a tutti i livelli non li conoscono, perché il magistero vivente della Chiesa, almeno per sapere che cosa crede la Chiesa, se uno si vuole dichiarare cattolico oggi, il primo documento è l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, ed è interessantissimo. L'altro documento è il popolo ebraico e le sue sacre scritture della Bibbia cristiana. Noi abbiamo una Bibbia come cattolici dove la maggior parte di essa è composta da libri dell'Antico Testamento che appartengono al popolo ebraico e una parte piccola che appartiene soltanto ai cristiani. Ma come li leggiamo questi libri qua? Se li leggiamo, con quale coscienza, quale atteggiamento, con quale fede? Quindi sono due documenti importanti. Dice il Papa, è indispensabile per lo studio scientifico del significato di testi antichi conoscere questo mondo da cui provengono i libri, poiché la Sacra Scrittura è stata composta da autori umani, quindi la sua giusta comprensione richiede l'utilizzazione di questo metodo, un metodo storico ma in un modo critico, non fabulatorio, non leggendario. Quali sono però i limiti di questo metodo storico-critico? I limiti sono i seguenti, che deve lasciare la parola nel passato. Questo metodo ha come limite il fatto che presuppone l'uniformità del contesto in cui sono stati inseriti gli eventi della storia e deve trattare le parole che ha di fronte come parole umane. Ancora, questo metodo vede i singoli libri della scrittura nel loro momento storico e li suddivide ulteriormente secondo le loro fonti. Infine, l'unità di tutti questi scritti come Bibbia, quindi raccolta in un unico libro, la Bibbia, non gli risulta come un dato storico immediato. In pratica, i critici, i filologi che analizzano i testi, li analizzano prima come libri, ognuno per conto suo, e all'interno di singolo libro alcune parti come se fossero autonome rispetto all'insieme e rispetto al singolo libro in cui sono inseriti. Incominciano a suddividere ulteriormente. Uscì all'inizio del Novecento una Bibbia in tedesco che era tutta colorata, perché con i vari colori volevano costruire le possibili fonti prima del testo uniforme. Era una specie di arcobaleno. L'idea è che ogni parte della Bibbia deve essere per conto suo e poi era stata messa insieme come una costruzione artificiale. Questo metodo ormai non è più accettato neanche dai promotori del metodo storico critico. Il Papa parla invece della esegesi canonica, cioè di una lettura della Bibbia secondo un canone normato dalla Chiesa che consegna i libri ai propri fedeli. Quali sono i postulati fondamentali? Primo, leggere i singoli libri biblici nel complesso dell'unica scrittura. Noi quando leggiamo, celebriamo l'Eucaristia ogni giorno, domenica, mettiamo sempre Antico Testamento e Nuovo Testamento. Di domenica leggiamo quattro libri, cioè quattro brani tratti da quattro libri diversi. Due dell'Antico Testamento, in modo normale, attuale, e due del Nuovo Testamento. Quelli dell'Antico Testamento sono, perché sono, Esodo e
poi il Salmo. Poi quello del Nuovo Testamento, in genere San Paolo, e il Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Sono quattro testi. Perché la Chiesa non ha mai rifiutato l'Antico Testamento? Perché fa parte integrante dell'unica storia della salvezza, quindi dell'unica scrittura. Questo è il primo principio che l'esegesi cattolica propone. Secondo, la scrittura deve essere pensata come un processo della parola non lineare, una storia che inizia e si conclude, ma in progresso. C'è senz'altro una direzione che l'Antico e il Nuovo Testamento collega intimamente tra di loro, ma questa storia non è lineare, è ciclica. Vedete, la Bibbia, noi abbiamo un libro che si chiama Deuteronomio, che vuol dire seconda legge, perché è stato scritto non dove è appiccicato ora l'ultimo del Pentateuco, ma secoli dopo, quando Israele era in Egitto, cioè in Egitto, in Babilonia, e sente il bisogno di tornare alla vera legge, alla legge purificata, e la riscrive, è la seconda legge. E quindi la storia è sempre un continuo ritornare, ma non al punto di partenza, ritornare a un momento fondamentale per riprendere il cammino. Quindi la forma spirale è la più adeguata. Terzo, l'intrinseco valore aggiunto della parola che trascende il momento storico. Gli ebrei direbbero: una parola ha detto Dio, due ne ho ascoltate. Vuol dire che ogni parola ha un valore aggiunto che soltanto gli eventi futuri spiegheranno. Quante volte la scrittura c'è scritto, non lo capirono, lo compresero dopo, lo capirono dopo la risurrezione, dopo alcuni eventi fondamentali. Quarto, i libri della scrittura rimandano sempre a tre soggetti che sono in intima correlazione. Primo, l'autore che appartiene al soggetto comune popolo di Dio. Secondo, questo popolo non è autosufficiente perché sa di essere condotto e interpellato da Dio stesso, che parla attraverso gli uomini e la loro umanità. Quindi allora abbiamo un soggetto individuo, l'uomo, un soggetto corale, il popolo, che entrambi esprimono l'insufficienza e la coscienza di un oltre loro stessi, che è Dio che parla attraverso di loro e dei avvenimenti. Ora il Papa continua: la mia interpretazione della figura di Gesù nel Nuovo Testamento. E arriviamo al libro che stiamo analizzando. L'affermazione di partenza del Papa qual è? Ho fiducia nei Vangeli. La fiducia non si riduce alla certezza. La fiducia vuol dire dare credito a qualcuno e a quello che dichiara di essere. Ti accolgo, ti accetto, ti do fiducia, perché so che nel proseguo mi darai i fondamenti che legittimeranno questa mia fiducia iniziale. Sono convinto che questa figura di Gesù storico è molto più logica e dal punto di vista storico anche più comprensibile delle ricostruzioni con le quali siamo dovuti confrontare negli ultimi decenni. Anche per noi è nostro ricco. Tutte le vite che abbiamo visto di Gesù confrontate con questa che emerge dai Vangeli dimostrano una distanza abissale, qualcosa di veramente incolmabile. Ancora, io ritengo che il Gesù dei Vangeli sia una figura storicamente sensata e convincente solo se era successo qualcosa di straordinario, la figura e le parole di Gesù avevano superato radicalmente tutte le speranze e le aspettative dell'epoca. Solo così si spiega la sua crocifissione e si spiega la sua efficacia. Pensate, gli ebrei che aboliscono il sangue
ai quali è proibito mangiare l'animale col sangue. Eppure degli ebrei fanno esperienza di un comando inaudito, di uno di loro che dice: prendete e mangiate, questo è il mio sangue. Gli ebrei, che hanno paura di toccare un morto per non contrarre impurità, assistono al fatto che un uomo, anche lui ebreo, tocca i morti e li chiama la vita. E da un punto di vista antropologico culturale, una trasgressione inaudita di una legge che convenzionalmente caratterizzava una cultura, era una vera e propria trasgressione. Ora, un uomo che commette una trasgressione così inaudita non può essere il frutto della propria, di questa cultura, deve venire da un'altra cultura, da un'altra coscienza, da un'altra realtà. E è inciso così talmente la coscienza di questi ebrei testimoni convertiti a lui da lasciare traccia profondissima nei testi, nelle testimonianze che giungono fino a noi. Nessuno trascende la propria cultura, la può deformare, la può allargare, la può negare, impicciolire, modificare, ma non trascendere fino a questi punti. Questo libro, quello che ha scritto lui, non è in alcun modo un atto magisteriale, ma è unicamente espressione della mia ricerca personale. Quindi, umilmente, chiedo solo quell'anticipo di simpatia, senza il quale, anticipo, non c'è alcuna comprensione. Datemi il tempo di spiegare, almeno questo, ascoltatemi, senza pregiudizio, ma con un minimo di precomprensione, informata da un atteggiamento di simpatia. Guardate che il cardinale Martini, biblista, e potete immaginare qualcosa dentro c'era, sentendo che un teologo era presidente della commissione biblica, disse, prima di osservare i suoi crediti a questo libro, disse: è il libro che io avrei voluto scrivere. Ecco, un minimo di simpatia iniziale. Ciò non vuol dire che si sia riservato poi in altra sede di scrivere le proprie università, le proprie critiche. Di questo libro leggiamo soltanto un episodio che ci interessa perché ci ha accompagnati in questo cammino, cioè due momenti importanti nel cammino di Gesù: la confessione di Pietro, che dice che Dio sia, e la trasfigurazione, che sono alla fine del primo volume del Cardinale Ratzinger. Iniziamo con la confessione di Pietro. E nei Vangeli sinottici, cioè i Vangeli che possono essere letti con uno sguardo in parallelo, Matteo, Marco, Luca, questo episodio, la confessione di Pietro, è collocato in un momento significativo del cammino di Gesù. E Pietro, in entrambi i tre racconti, risponde a nome dei dodici. Chi dite voi? E Pietro, secondo Matteo, ma Matteo risponde sempre personalmente a nome dei dodici. Gesù, secondo i Vangeli sinottici appunto, annunzia subito dopo la sua passione e resurrezione un insegnamento riguardante il cammino dei discepoli, che è un seguire lui, il crocifisso, e poi spiega questo seguirlo nel segno della croce in modo essenzialmente antropologico: se vuoi seguirmi devi perdere te stesso. Questo è necessario per l'uomo, e senza il quale non gli è possibile trovare se stesso. È una dimensione esodale, radicalmente esodale, alla quale Gesù invita i propri discepoli. Ex esodos, existere. Devi uscire totalmente da te stesso se ti vuoi ritrovare. Come si fa a buttare questo? Segue il racconto della trasfigurazione di Gesù. Quindi c'è questa esperienza esodale e poi c'è l'esperienza della trasfigurazione. Soltanto in Marco, in Matteo, il conferimento del potere delle chiavi, come anche la promessa di Gesù che egli stesso avrebbe poi edificato su di lui, Pietro, la sua chiesa, come una pietra, sono presenti uniti. Mentre invece
in Luca e in Giovanni sono spostati, perché in Luca la stessa promessa, complimento e promessa, avvengono nel contesto dell'ultima cena, mentre in Giovanni dopo la risurrezione. Mi ami tu più di costoro, mi ami tu più di costoro, mi ami. E quindi in contesti diversi, ma rimangono presenti. Si può comprendere correttamente la confessione di Pietro solo nel rapporto in cui essa sta con l'annunzio della passione, con le parole della sequela. E questi tre elementi, confessione, passione e sequela, sono uniti in modo indissolubile. La duplice domanda di Gesù sull'opinione della gente e sulla convinzione dei discepoli rivelano due conoscenze diverse. Una esterna di Gesù, ma non vuol dire necessariamente falsa, ma certamente inadeguata. E l'altra invece più profonda, perché scaturisce da un'esperienza di sequela che fa sì che la risposta nasca dall'interno. Quindi sono due conoscenze diverse, ma non necessariamente, contrapposte. Una conoscenza esterna inadeguata e l'altra invece dall'interno completa. Tutti e tre, tutte queste opinioni interpretano Gesù a partire dal passato e da quanto generalmente accade ed è possibile. L'idea che tu sei come qualcun altro. Quando noi non conosciamo qualcosa di nuovo, lo rapportiamo a qualcosa che conosciamo. Era alto come, era di colore come, perché lo vogliamo rapportare sempre a cose che già conosciamo per rassicurarci di fronte a ciò che appare nuovo, ma non a partire da se stesso, non nella sua unicità, che non è inseribile su un'altra categoria, perché ci troviamo di fronte, e gli apostoli lo sentono, a qualcosa che non è riconducibile, è riducibile a qualcosa che già è stato conosciuto. Non è come Matteo, Elia, Geremia, eccetera. In questo senso, in questo senso è presente anche oggi l'opinione della gente che non ha incontrato la sua specificità e nella sua totale alterità. E quale possibilità ha la gente oggi? Ha tre possibilità nel cercare di accostarsi a Gesù: affiancare Gesù a persone del passato come Socrate, Buddha, Confucio, oppure considerare Gesù come uno dei grandi fondatori di religioni del mondo. Terzo, ridurre Gesù all'unico criterio di conoscenza che noi abbiamo, l'uomo così come noi lo conosciamo, il singolo soggetto. Cioè il singolo oggi decide che cosa accettare delle varie esperienze, che cosa lo aiuta o gli è estraneo. L'uomo misura di ogni cosa. Tutto ciò che spunta dalla mia esperienza non ha legittimità di essere. O è riconducibile a cose che già conosco o non esiste, non può esistere, è al di fuori della mia conoscenza. Guardate il grande dissidio tra Russell e il suo ex allievo Wittgenstein. Quando Russell, intelligente maestro, ha detto su ciò di cui non possiamo parlare, non facciamo esperienza, possiamo parlare perché non esiste. Disse Wittgenstein: è vero che ho detto questo, è la settima tesi del trattato logico filosofico, ma lui ha detto: posso parlare soltanto di ciò di cui faccio esperienza, ma non ho detto che su ciò di cui non posso fare esperienza non se ne può parlare perché non esiste. No, io non posso parlarne e posso tanto aspettare che questa cosa si manifesti. Io posso chiudermi, grande matematico, in un silenzio mistico,
ma non sto pronunziandomi sulla sua esistenza o non esistenza. E questo è stato un limite che invece nel quale era caduto il suo ex maestro Russell, che aveva ridotto tutto alla esperienza come campo del discibile, ignorando appunto la dimensione del silenzio mistico. Se io accetto che l'uomo può conoscere, cioè che esista soltanto ciò che l'uomo può conoscere, riduco l'uomo alla sua esperibilità. All'opinione della gente si contrappone la conoscenza dei discepoli, e questa conoscenza si manifesta nella confessione di fede, cioè gli apostoli sanno fino a dove arriva la loro conoscenza, ma sanno anche che c'è un'esperienza che ha fatto evoluzione alla loro vita che va oltre questa esperienza. Rimangono muti, non sanno, sentono che c'è qualcosa di altro, di oltre, non riescono a tematizzarlo. In questa situazione saranno muti, muti, non sapevano che cosa dire, dice l'Evangelista, però sentono che c'è dell'oltre e non si chiudono alla possibilità che l'oltre si renda dicibile, esperibile. In sintesi, aspettiamo allora. In sintesi, i discepoli hanno riconosciuto che Gesù non rientrava in nessuna delle categorie consuete. Era come loro, ma era diverso. Non era riducibile all'umano di cui loro stessi erano fatti. Prima affermazione. Seconda. Egli era qualcosa di più e di diverso da qualcuno dei profeti, perché terzo, egli era quel profeta che come Mosè parlava faccia a faccia con Dio come un amico, addirittura di più, perché Mosè di Dio vedrà le spalle, mentre invece Gesù parla a viso aperto. Era il Messia, non nel senso di un semplice incaricato di Dio. In lui le grandi parole messianiche erano vere in modo sconcertante e inaspettato. Guardate che era in Amalia, il libro Gesù tra trasgressore e tabù. Sesto, in istanti significativi i discepoli sconvolti percepivano questo è Dio stesso. Istanti, perché subito dopo scomparve, la nube, non c'era più nessuno. La loro confessione poté trovare la sua forma completa solo nel momento in cui Tommaso, toccando le ferite del risorte, esclamò pieno di commozione: mio Signore e mio Dio. Quando l'indicibile, l'inesperibile si fa sensibilità, si fa esperienza. C'è una bella frase di Papa Benedetto XVI che dirà che nello squarcio del costato del Cristo si vedeva la divinità, era l'ombra, era squarciato le tenebre, la nube si era aperta, i cieli si erano aperti e si vedeva il costato aperto di Cristo, la stessa divinità. Lungo tutta la sua storia, la Chiesa è in perenne pellegrinaggio per penetrare in questa parola che ci può diventare comprensibile soltanto nell'esperienza, cioè nel contatto con le ferite di Gesù e nell'incontro con la sua risurrezione, divenendo poi una missione per noi. Ed è il grande disegno di un altro teologo, Balthasar. Prima c'è l'indicibile, poi c'è il momento logico, e poi quindi prima c'è la bellezza, poi c'è il momento logico, poi c'è la missione, l'essere testimoni dell'evento della risurrezione. Questi sono i primi episodi. Il secondo episodio, ovviamente connesso con questo, è quello della trasfigurazione. In greco è la metamorfosi, il proprio cambiamento totale, senza invocare Caffa. In tutti e tre i Vangeli sinottici, la confessione di Pietro e il racconto della trasfigurazione di Gesù
sono collegati tra di loro da un'indicazione temporale. Quello che ora ascolteremo, solo il tempo che vi rubo, è unico, mai l'avevo letto in altri libri di esegesi, perché non è l'esegesi dei singoli brani, è come quando i preti fanno omelia e spemono sul Vangelo, non hanno capito niente. Il Vangelo è un brano con tutti gli altri, con tutti gli altri, e la parola non è il Vangelo, la parola è l'insieme dei brani, di tutti e quattro i brani. E Benedetto XVI, Ratzinger, collega Nuovo e Antico Testamento e ci fa vedere una relazionalità nuova, inaspettata, inaudita. Quindi lui dice che abbiamo un'indicazione temporale tra i due episodi. Il tempo manca. In entrambe le volte si tratta della divinità di Gesù, il Figlio, dell'apparizione della sua gloria legata anche al tema della passione. La divinità di Gesù va insieme alla croce. Iniziamo con una questione di datazione. Tra i due episodi, Matteo e Marco dicono: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Luca dice circa otto giorni dopo questi discorsi, eccetera, eccetera. Quindi esistono tre interpretazioni differenti, che però non devono escludersi a vicenda da questa differenza: sei giorni, otto giorni. Purtroppo queste due indicazioni noi non le ascoltiamo mai, perché appena leggiamo il Vangelo che riguarda questi episodi durante la messa, si è scritto: in quel tempo Gesù fece, in quel tempo Gesù disse. Si perdono le connotazioni cronologiche perché rimandano a ciò che segue prima, e e si perde moltissimo del loro significato. Tre interpretazioni. La prima, la differenza è il rapporto tra sei giorni dopo, otto giorni dopo. Sei giorni dopo la confessione c'è la trasfigurazione. Otto giorni dopo la confessione c'è la trasfigurazione. Perché queste due datazioni diverse? Prima ipotesi: il legame tra due grandi festività giudaiche. Guardate quel libretto che diceva l'uso delle scritture ebraiche della Bibbia cristiana. Nel calendario ebraico, 5 giorni separano due grandi feste giudaiche dell'autunno: lo Yom Kippur, cioè la festa della espiazione, e la festa delle capanne sul corpo. Però guardate, non vuol dire 5 giorni, un giorno, un altro giorno. Si tratta di due feste che durano una settimana l'una e una settimana l'altra. Quindi si accavallano e diventano 10 giorni. Non è due giorni soltanto, è una festa molto più ampia. Ma le due feste sono unite, sono una dopo l'altra. Quella dell'espiazione è per il peccato di Israele. Quella delle capanne è quando Mosè sale sul monte per 40 giorni per aspettare la legge, i 10 comandamenti, e poi nel deserto c'è sole e si fanno le capanne in attesa che Mosè scenda dal monte. E come Mosè scenderà dal monte portando la legge come dono, così poi i cristiani ricorderanno i 40 giorni, 15 giorni, 50 giorni, e dal monte scenderà Cristo stesso, lo Spirito di Dio, la Pentecoste. La confessione di Pietro ha avuto luogo durante il grande giorno della espiazione, cioè l'unica occasione dell'anno in cui il sommo sacerdote pronuncia solennemente il nome Adonai, Yahweh, nel santo dei santi del tempio. Allora vedete come Yahweh, Adonai, corrisponde a tu sei il Cristo. Quindi come Israele confessa l'unicità di Dio, che è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, così il Nuovo Testamento Pietro, a nome del popolo nuovo, il nuovo Israele, confessa il Cristo nella persona di Gesù. Prima interpretazione. Seconda interpretazione: la festa delle capanne. Tutte le feste giudaiche hanno in sé tre dimensioni. Questo vale pure per le feste cristiane. Parlano del creatore e della creazione, sempre sono legate alla natura, alle stagioni.
si trasformano i ricordi dell'agire storico di Dio in quell'anno, in quel luogo, Dio fece, Dio disse. E poi anche in feste della speranza che vanno incontro al Signore che viene, cioè come compimento dell'agire salvifico e riconciliazione di tutta la creazione. Tutto questo noi lo troviamo nella Messa, quando annunziamo, proclamiamo, aspettiamo. E questo è il senso della celebrazione: annunziamo ciò che è avvenuto, celebriamo ciò che avviene nell'attesa della realtà futura. Terza interpretazione, lo sfondo di Esodo 24, cioè la salita di Mosè sul monte Sinai. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Non è la scena della rassicurazione, è esattamente ricalcata, è scritta. Il Signore chiamò Mosè dalla nube e Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, loro soli, mentre Mosè porta con sé Aronne, Nadab e Abiù. Quindi c'è questa analogia tra la prefigurazione e il compimento. Però vedete come il Nuovo Testamento è una rilettura dell'Antico. Da qui il simbolismo del monte. Il monte ricorda l'esperienza del Dio che parla, ma anche l'esperienza della passione che culmina nel sacrificio di Isacco sul monte, dell'agnello sul monte, prefigurazione dell'agnello definitivo sacrificato sul Calvario. Poi anche Mosè ed Elia che hanno ricevuto la rivelazione di Dio sul monte, ora sono a colloquio con Gesù che è la rivelazione di Dio in persona. E quindi gli evangelisti, quando riscrivono questa storia, hanno l'eco di queste scritture, di questi avvenimenti, e tra profezia e compimento comprendono che si sta realizzando l'evento. E infine il rapporto tra la figura di Mosè e quella di Gesù, e abbiamo delle differenze, delle analogie e delle differenze, perché Mosè, la luce di Dio si irradia su di lui e lo rende a sua volta raggiante, perché Mosè scende col volto raggiante dal monte, mentre invece Gesù risplende dall'interno. Non riceve solo luce, ma egli stesso è la luce, quella luce che poi la Chiesa celebrerà nel simbolo della fede, luce da luce, Dio vero, Dio vero. Vedete allora come la Chiesa approfondisce questa esperienza. Poi ancora Mosè ed Elia che parlavano con Gesù, ciò che è risorto spiegherà e discende sulla via di Emos, lo stesso è risorto. La trasfigurazione sulla via, la risorto, diventa questa esperienza. La legge dei profeti parlano con e parlano di Gesù. Mosè piantò fuori dal campamento la tenda della rivelazione su cui scese poi la colonna di nube. Lì il Signore e Mosè parlarono faccia a faccia, come un uomo parla con un altro uomo. Mentre invece nell'esperienza della trasfigurazione, durante la festa delle capanne, permise a Pietro di riconoscere nella sua estasi che le realtà prefigurate dai riti della festa si erano realizzate. La scena della trasfigurazione indica dunque che i tempi messianici sono venuti, ed è questa la chiave di lettura con la quale Ratzinger nel Catecismo leggerà tutta la vita di Gesù. Ma la condizione non soltanto credere ai Vangeli e dare credito, ma la conoscenza dell'Antico Testamento. Senza l'Antico Testamento del nuovo, come anche senza il nuovo, l'Antico Testamento rimane incompiuto. Fu sera e fu mattino e abbiamo finito l'incontro.